Ciao ragazzi, bentornati in un nuovo episodio di My Fitness Diary. Come purtroppo avrete notato all'inizio del video, il mio peso è calato. Questo perché? Perché durante la settimana appena trascorsa non sono potuto andare in palestra. Questo non perché ho avuto dei problemi io, infortuni o altro, ma per la storia del coronavirus, che sicuramente avrete sentito anche voi. Non è ancora ufficiale, ma sembrerebbe che anche la settimana che sta per cominciare tutte le palestre della Lombardia rimarranno chiuse per il coronavirus. Questo per gli amanti del fitness come me è una bella mazzata. Per quanto riguarda la mia situazione, sono davvero amareggiato, perché questo mese, il mese appena trascorso, stavo andando veramente bene. Anzi, la scorsa settimana, io mi peso comunque periodicamente ogni fine settimana, ero arrivato a 72,5 kg. Vi avevo raccontato anche del ciclo di creatina che avevo cominciato, cioè stava procedendo tutto nel migliore dei modi. Anzi, adesso ormai ero arrivato a fine scheda e avrei dovuto cominciare quella nuova, e quindi ero bello carico. Purtroppo non sarà così, non so come si evolverà la situazione, sinceramente. Adesso l'unica cosa che posso fare è del cardio, andare in giro a correre, addominali, qualcosa a corpo libero, flessioni, trazioni. Questo come allenamento è l'unica cosa che posso fare al momento. Per quanto riguarda invece l'alimentazione, mi terrò su una norma calorica che starà sulle 2100 calorie, perché comunque non mi posso allenare, quindi 2100 calorie bastano e avanzano per mantenere il mio peso. Spero che al prossimo check fisico tra un mese sia tornato tutto alla normalità e che tutto si sia sistemato nel meglio. In questo video troverete il workout di petto spalle, spero vi possa piacere.
Mi voglio scusare se in questo video non sono molto sorridente e non riesco tanto a scherzare, ma credetemi che comunque il disagio nel mio paese, comunque qui nella Bergamasca, si sente. E non solo, non parlo solo di me per la palestra, ma proprio in generale, comunque la stiamo sentendo questa storia del virus. Comunque la salute è quello che conta, la salute non solo nostra, ma anche dei nostri familiari. E quindi è giusto che chiudano le palestre, ma non solo, cinema e comunque luoghi di aggregazione. Ma anche andare a lavoro comunque ci vai con preoccupazione. Io lavoro in un supermercato alimentare e ad essere a contatto con così tanta gente, avendo visto anche la ressa che si è formata quando c'è stato il boom, la notizia dei primi contagi del coronavirus qui in Lombardia, qui nella Bergamasca, dove io vivo, cioè ho visto cose da film apocalittici, cioè gente che ha svuotato il supermercato e penso che l'avrete visto anche nei telegiornali o sui social, cioè cose dell'altro mondo. Fatemi sapere magari nei commenti cosa ne pensate di tutta questa storia, cercherò di portare avanti il mio percorso su YouTube al meglio. Anche con i video più divertenti come Cooking Dennis e Man vs. Food. Mi dispiace che l'argomento principale del video sia stato rovinato da questa storia del virus, quindi ancora una volta vi chiedo scusa. Questo episodio si conclude qui. Se volete supportarmi, lasciate un like, ma soprattutto iscrivetevi al canale. Se volete vedere come procede la mia vita, seguitemi anche su Instagram. Vi lascio il link in video e in descrizione. Per il prossimo episodio ci rivedremo tra un mese, sperando sia un momento migliore, ma ci rivedremo presto in un prossimo video.